Oggi Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti, buon inizio di settimana e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleregione Live qui al canale 88 del Digitale Terrestre, TG Live che si apre con il progetto di fusione degli scali tra Olbia e Alghero. Si va verso la fusione tra Geaser e Sogeal, le due società di gestione appunto degli scali. Le assemblee dei soci hanno approvato la fusione in un'unica società aeroportuale con il voto favorevole di F2I e anche delle due camere di commercio di Sassari e di Nuoro. Invece c'è un reiterato no da parte della regione. Sentiamo il servizio di Paolo Arduvino. In mattinata è arrivato l'ok di Sogeal, oggi pomeriggio quello di Geaser. Le due società che gestiscono gli aeroporti di Alghero e Olbia hanno dato ufficialmente il via libera al progetto della fusione. Il fondo F2I, che controlla entrambe, va avanti nonostante il no dell'ENAC e soprattutto la forte opposizione della regione acuita nelle ultime ore. Le due assemblee dei soci azionisti con il loro placet si preparano al piano di realizzazione della NSA, la North Sardegna Aeroporti. Nelle scorse settimane era arrivato il diniego dell'ENAC, mentre da Cagliari in ultima battuta si è provato a spostare la riunione di Geaser e Sogeal di 2 mesi, al 28 luglio, per fare ulteriori valutazioni, ma nulla di fatto. La regione ha votato contro il progetto di fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero, del quale non condivide il percorso tecnico-amministrativo, così ha fatto sapere l'assessore regionale ai trasporti Antonio Moro. Ha parlato di incontrovertibile iniquità del criterio di definizione della compagine della nuova società, individuato unilateralmente senza il coinvolgimento del socio pubblico, in quanto non tiene in alcun conto gli apporti finanziari che la regione ha assicurato. La quota di partecipazione e il ruolo della regione nel nuovo pacchetto NSA non sono quindi giudicati rappresentativi rispetto al reale contributo. Nei giorni scorsi si era esposto anche lo stesso governatore Solinas con una lettera inviata al ministro Salvini, ma anche a seguito dell'incontro urgente tra MIT, Regione e F2I, il fondo ha deciso di proseguire. Prende realmente forma il progetto volto a unire i destini degli scali del nord dell'isola sotto un unico gestore. E non lasciamo l'argomento perché vi diamo conto del comunicato stampa congiunto Sogeal e Geaser arrivato in redazione. Le due società parlano di un nuovo gestore unico che darà vita ad una nuova stagione di sviluppo per il territorio, garantendo un'offerta più completa e diversificata che agevolerà una maggiore accessibilità al centro nord Sardegna per il traffico passeggeri e turisti. Rispetto alle richieste della regione, si legge, al fine proprio di venire incontro alla richiesta della regione autonoma, F2I ha dato atto nel corso delle assemblee odierne del proprio impegno ad approvare successivamente alla fusione una modifica statutaria volta a consentire a ciascuno dei soci pubblici di chiedere la convocazione dell'assemblea su propria iniziativa individuale. Ancora si segnala, in segno di piena collaborazione, il socio di maggioranza ha proposto di attendere un termine più lungo di quello minimo di 60 giorni prescritto per legge prima di dar corso alla fusione. Nello specifico questa avverrà tra 120 giorni. NSA vede F2I col 79,25% del nuovo pacchetto azionario, il 20,56% alle istituzioni pubbliche così divise, 9,38% alla Camera di Commercio di Sassari, 7,89% a quella di Nuoro, 2,93% alla Regione Sardegna e lo 0,36% alla SFIRS. E adesso parliamo di elezioni perché è la seconda giornata di voto per le amministrative in Sardegna, seggi chiusi alle 15, il primo dato certo è quello relativo all'affluenza, è del 63,22%, l'affluenza definitiva in Sardegna, si registra quindi un piccolo aumento rispetto alla precedente tornata amministrativa. Nell'isola si votano in 39 comuni, soltanto due dei quali, parliamo di Iglesias e di Assemini, hanno più di 15.000 abitanti e quindi c'è la possibilità di un eventuale turno di ballottaggio. A Iglesias l'affluenza è stata del 65,1%, mentre ad Assemini ha votato il 46,66%. Ma sentiamo i dettagli da Federica Portoghese.
Al voto in 39 comuni per le amministrative sarde, iniziate ieri 28 maggio con un'affluenza del 47,6%, in calo di circa 16 punti percentuali rispetto alla precedente tornata amministrativa. Ma i numeri sono stati sufficienti per eleggere i primi sindaci di quei comuni dove era stata presentata una sola lista e un unico candidato a sindaco. Superato il quorum del 40% dei votanti, sono già 11 sindaci con la monolista eletti nell'isola. In attesa di ufficialità, a Seui è stato eletto Fabio Moi, a Collinas Francesco Sanna, a Forte Nicola Cau, a Galtelli Franco Solinas, a Irgoli Ignazio Porcu, eletto sindaco a Ierzu Carlo Lai, a Narbolia Gian Giuseppe Bargiu, a Villaverde Sandro Marchi, a Simala Gianmarco Azzei, a Chiaramonti eletto sindaco Luigi Pinna, ad Aglientu Marco De Muro. L'attenzione maggiore è rivolta verso i due comuni sopra i 15.000 abitanti, Iglesias e Assemini, dove i dati d'affluenza sono tra i più bassi e in cui si registra l'eventualità di un ballottaggio tra due settimane, il 10 e l'11 giugno. E ora la cronaca, ancora sangue lungo le strade della Sardegna. Ieri notte intorno alle 23 un uomo di 51 anni, Gianni Pisceda, il suo nome, un artigiano di Cabras, è morto lungo la strada che collega il paese a Solanas. L'uomo viaggiava in sella ad uno scooter che per cause ancora in fase di accertamento è finito fuori strada. Sono ancora da ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. E resta invece ricoverato all'ospedale di Sassari in rianimazione il 16enne investito sulla quattro corsie Sassari Alghero. Migliorano invece le condizioni di Gavina Canu, la 27enne di Sassari, coinvolta nell'incidente mortale sulla 131 a Predanieda, dove è morto il fidanzato Gianmario Dore, di 34 anni, di Usini. Sentiamo i dettagli. Sono stazionarie le condizioni del 16enne investito domenica mattina 28 maggio sulla quattro corsie Sassari Alghero. Il minore all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in prognosi riservata, in rianimazione, con un forte trauma cranico oltre ad altre ferite, ed è stato operato per asportare un edema cerebrale. Prima di mezzogiorno la Fiat Multipla su cui viaggiava con la famiglia è andata in panne, lui è sceso dal mezzo e si è spaventato per un botto improvviso, entrando nella corsia di marcia e venendo investito da una Ford Focus che arrivava nella stessa direzione. Migliore invece Gavina Canu, la 27enne sassarese coinvolta nell'incidente mortale di sabato notte 27 maggio sulla 131 nella zona industriale di Predanieda, dove ha perso la vita il suo fidanzato Gianmario Dore, 34 anni, di Usini. La sua situazione è progredita abbastanza da permettere il trasferimento da medicina d'urgenza ad un altro reparto specialistico. La moto Honda su cui viaggiavano lei e Dore ha tamponato una Kia Sportage, forse in un sorpasso, e poi si è schiantata sul guardrail. Dore è deceduto per le lesioni riportate in tutto il corpo. Gavina Canu è stata portata all'ospedale in codice rosso e subito operata. E con la cronaca giudiziaria andiamo a Tempio. L'acquisizione di video, foto, intercettazioni telefoniche e le interazioni intercorse su internet e sui profili social. Insomma, una mole di dati di informazioni pari a circa 40 terabyte sono stati portati in udienza dal consulente informatico nominato dalla procura di Tempio Pausania e dal procuratore Mauro Sanna nella decima udienza del processo a porte chiuse, che vede imputati di violenza sessuale di gruppo Ciro Grillo, ovvero il figlio del noto comico fondatore del Movimento 5 Stelle, e tre suoi amici genovesi. L'evoluzione del processo è stata seguita per noi già da Gian Domenico Mele. L'acquisizione di video, foto, le intercettazioni telefoniche, interazioni intercorse su internet e sui profili social e anche le mail, una mole di dati e informazioni pari a circa 40 terabyte, sono stati portati lunedì 29 maggio in udienza dal consulente informatico nominato dalla procura di Tempio Pausania, Mauro Sanna, nella decima udienza del processo a porte chiuse che vede imputati di violenza sessuale di gruppo Ciro Grillo, figlio di Beppe, comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Al vaglio i dati estratti da sette telefonini di imputati e parti offese, accertamenti irripetibili che saranno analizzati nello specifico nella prossima udienza del 10 luglio. Oggi è stata un'udienza tecnica, abbiamo ascoltato il consulente del pubblico ministero ed è stata rinviata poi la prossima udienza del 10 luglio, in cui verranno ascoltati anche i consulenti della difesa su alcuni elementi che non erano stati evidenziati. Udienza assolutamente tecnica, senza nessun tipo di problematica. Quindi non avete visionato nessun tipo di materiale? Assolutamente nulla.
Avete parlato di... solamente di come sono stati estrapolati i dati, quali tecniche usate, cosa è stato estrapolato e quant'altro. Prossima udienza ci saranno anche i consulenti di parte e il consulente del pubblico ministero, in cui si confronteranno su alcuni dati che sono stati evidenziati dai consulenti di parte. Chiesta anche la riacquisizione della relazione della psicologa sentita nella scorsa udienza del 12 maggio. La prossima udienza del 10 luglio sarà dedicata ai consulenti di parte che spiegheranno come sono stati individuati tutta una serie di altri elementi e li metterà a disposizione del Tribunale. Quindi il 10 luglio ci sarà ancora il consulente? Ci saranno i consulenti informatici delle parti alla presenza anche del consulente informatico del pubblico ministero. Quindi ci sarà il consulente informatico della parte civile e della difesa che esporranno tutto il materiale che hanno rinvenuto nella coppia forense fatta dal consulente che abbiamo sentito oggi del pubblico ministero. E ora Sassari, dove prosegue il processo in corte d'assise d'appello che vede imputato per femminicidio Francesco Baingio Douglas Fada, il 47enne condannato in primo grado all'ergastolo per l'uccisione della compagna che avvenne davanti alle sue due figlie gemelle di soli 11 anni. Manuela Muzzu per noi.